Siamo arrivati a New York. Io ho voluto iniziare questo mio viaggio partendo dal ponte di Brooklyn e vi do un consiglio. Il ponte di Brooklyn attraversa l'East River e collega il quartiere di Brooklyn all'isola di Manhattan. Mi raccomando, non percorrete il ponte dall'isola di Manhattan a Brooklyn, ma partite proprio dal quartiere di Brooklyn, perché vi assicuro che percorrere il ponte e vedere in lontananza sia i grattacieli di Manhattan che sulla vostra sinistra la Statua della Libertà è davvero una bella visuale. Ma partiamo con il nostro contributo. Ci troviamo a New York. Alle mie spalle potete vedere il ponte di Brooklyn, in inglese Brooklyn Bridge, un ponte completato nel 1883. È stato il primo ponte al mondo costruito in acciaio. È per molto tempo il ponte sospeso più lungo al mondo. Il ponte di Brooklyn attraversa l'East River e collega il quartiere Brooklyn di New York all'isola di Manhattan. Alle mie spalle potete notare il One World Trade Center. Il One World Trade Center, costruito dopo l'attentato alle Torri Gemelle, attualmente è il quinto grattacielo più alto del mondo. Contrariamente a come siamo abituati noi in Italia e ai nostri ponti, qui gli innamorati e Federico Moccia non avrebbe vita facile. Vediamo un po' questa scritta. Sì all'amore, non ai lucchetti. E c'è anche una bella multa di $100. Mi raccomando, quando percorrerete il ponte di Brooklyn fate molto attenzione alla pista ciclabile. Qui i ciclisti non scherzano e vanno molto ma molto veloce, e se non volete correre il rischio di essere investiti percorrete questo lato. Per attraversare il ponte di Brooklyn la distanza è di 2 km, quindi va percorsa in maniera molto tranquilla in una trentina di minuti. E come ho detto prima, è stato il primo ponte al mondo ad essere costruito interamente in acciaio. Di fronte al ponte di Brooklyn vi è il Manhattan Bridge, un altro ponte molto caratteristico e molto importante, che una volta usciti dalla metro può ingannare il turista e portare a pensare che sia questo il ponte di Brooklyn. Come poter rimanere impassibili di fronte alla skyline di New York? E di fronte poter ammirare lei in lontananza, Lady Liberty, la Statua della Libertà. Oye, Carlos, igual me...